Tartaglione. Roberta Agostini. Ok. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 416, votanti 394, astenuti 22, maggioranza 198, favorevoli 61, contrari 333. La Camera respinge. Ora siamo al 5.100 della Commissione. Se non vi sono richieste di... Prego, onorevole Pagano. Presidente, io desidero a nome del mio gruppo manifestare la dichiarazione di voto su questo emendamento in maniera contraria. Il motivo però deve essere abbondantemente spiegato, lo faremo sicuramente in sede di dichiarazione di voto attraverso un ragionamento complessivo, però già ora, in questa fase, è opportuno dare la giusta spiegazione, anche per evitare che si facciano speculazioni rispetto al lavoro della Commissione che è stato articolato, complesso, come tutti abbiamo avuto modo di capire in queste ore. E desidero farlo facendo in pochissimi secondi un riassunto. Io ricordo a tutti che questo provvedimento nasce perché lo vuole fortemente il nostro gruppo, il nostro partito. Io ricordo a tutti che c'è stato un ragionamento ampio attorno al mio emendamento, quello che è stato bocciato poc'anzi, su cui ovviamente noi abbiamo votato a favore, e dove veniva spiegato in maniera chiara che non possono esistere fattispecie diverse rispetto alla logica della lite temeraria. C'è una regola aurea che è quella che vale sempre, cioè che il principio generale deve essere rispettato. Quest'Aula ha stabilito, ha deciso, rispettabile nelle sue motivazioni più articolate, con criticità rispetto invece a quello che spiegheremo in dichiarazione di voto, ha deciso che invece c'è una fattispecie ben precisa, che è quella che riguarda il rapporto con i giornalisti e in generale il mondo dell'informazione, che deve essere trattata in maniera diversa. È evidente che poi a quel punto è intervenuta la Commissione. L'ottimo lavoro svolto dalla Commissione in termini di mediazione. Io devo dare atto e merito al relatore di avere fatto uno sforzo straordinario per venire incontro, però il principio rimane sempre lo stesso, e cioè non è stato fatto altro che trattare in maniera diversa un elemento che invece era basilare, e cioè che la lite temeraria deve essere trattata in maniera diversa, così come abbiamo abbondantemente spiegato nei nostri interventi in precedenza. Ecco perché noi oggi, pur apprezzando il lavoro della Commissione, dobbiamo per forza di cose confermare il nostro voto contrario, confermare rispetto alla filosofia e alla logica appena spiegato, il voto contrario all'articolo 5.100, all'emendamento 5.100. La ringrazio, vi sono altri che intendo... Onorevole Colletti, prego. Il Movimento 5 Stelle voterà contro l'emendamento proposto dalla Commissione, perché in un certo senso addirittura quasi peggiorativo rispetto a quello già proposto dal Senato. Purtroppo, e capita troppo spesso, la maggioranza è sorda rispetto a delle legittime richieste e miglioramenti che non hanno nulla di ideologico e politico di un testo di legge, testo che dovrebbe essere formalmente e tecnicamente corretto. Il testo, così come uscirà, qualora si dovesse votare a favore di questo emendamento e come si è votati contro i nostri emendamenti, sarà un testo che rischierà di non raggiungere lo scopo. Questo perché eventualmente i giornalisti avranno, o gli autori delle pubblicazioni avranno, la tutela di